Amici e amici, bentrovati a Cresta Alta, il podcast di Danilo e Federico Gallinari. Siamo live, ladies and gentlemen, ti vedo molto carico, ma soprattutto vedo carico Ale. Buonasera ragazzi, buon anno, che è buon 2024, prima buon puntata 2024. Dell'anno. Esatto. Anno importante, attenzione, dopo ne parleremo. Non era già uscita una puntatina nel 2024, ma questa è la vera prima puntata registrata nel 2024, quindi... buon anno a tutti, eh? In America si dice New Year Resolution. Qual è la vostra New Year Resolution? Attenzione, ottima domanda. Allora, Fede? La mia è quella di arrivare ai playoff. La tua è quella di riprenderti, come c'è scritto sulla tua maglietta. Esatto, ristorare un pochino. Quella secondo me di arrivare ai playoff e poi... Non lo so, non ho ancora pensato onestamente. Quindi devo un attimo, però arrivare ai playoff per adesso, dai. No, la mia... Stare, creare due business passivi. Eh? Iniziare due business che hanno un introito passivo, ovvero che non devo toccarli e mi... Insomma, due entrate... Questo è tipico del Duca. Il Duca, devi investire, c'è poco da fare. Oh, il Duca è impazzito, vi dico solo che l'ultima puntata con la dichiarazione del Duca... Mamma mia! Super. Non mi ricordo che cagata hai detto. Sono il Duca di Detroit, non ti ricordi più? Ah, il Duca di Detroit, sì. No, pensavo sì, dichiarazioni particolari o più scottanti. No, non ancora, per quello non ancora. La mia resolution è di continuare a ciulare e sto bene. Ma è stato un buon 2023? Duro ma con tante soddisfazioni, come un po' tutti gli anni, oggettivamente. Come disse per Rocco. Voi? Esatto. Il mio 2023 è andato molto bene, molto bene. Ho fatto il mio primo anno da allenatore, dopo il mio primo anno ero talmente bene che mi hanno rinnovato per il secondo anno, quindi secondo me il 2023 è stato un anno per me, un'esperienza completamente diversa. Dopo da quello che... vi chiedete perché Detroit perde. Rinnovano gente come me? No, Detroit. Poi ne ha vinta una, Gallo, ha vinta una? Una. Vinto? Sì, ne ha vinta una, cioè non è riuscito a battere neanche quel record lì. Cioè, ha pareggiato il record di sconfitte. L'ha battuto, sicuro? 28. Ma guarda che pareggiato dei Philadelphia 76 di anni fa. Prova ad andarci a vedere. Loro? Sì, mi sa di sì. Quindi pareggiato il record della storia, diciamo. Sì. Esatto. Pareggiato il record della storia, vinta una partita, persa subito quella dopo, insomma. Anche noi eravamo su quel ritmo lì, però abbiamo vinto con voi, con Detroit, e quindi ce la siamo scampata. Esatto. Ero a bordo campo a guardare quella partita lì, incredibile. Mamma mia. Ma voi, scusate, nelle vostre feste cosa avete fatto di bello? Vai, ce le avete fatte? Sì, allora io mi sono presentato a Washington col furgone, con furore, e niente, abbiamo passato Natale con la family, mamma Dani, i bimbi, la Ele e io, quindi siamo stati belli, belli carichi. E altri nostri anche amici, Albi Scacchi. Anche Albi Scacchi c'era, che Albi però l'ho beccato dopo. No, l'ho beccato a Natale, bravo. Interessi in condizioni pietose, vabbè. No, troppi viaggio. Oh, sai, è passata quasi una settimana, più di una settimana, capirai. Hai mangiato, cosa hai mangiato? Qual era il menù, Fede? Abbiamo fatto, allora, prima di tutto, antipasti formati da salumi, formaggi, un po' di spread, quindi avevamo un po' di, non so, come erano le salsettine, spread, le salsettine, dai, le salsettine. Spread. Tu non stai parlando a me, tu stai parlando a un pubblico che magari non ha tutto. Ma dovresti supportarmi quando faccio queste robe qui, capito? Quindi erano le salse tipo guacamole, queste cose qua.
salsettine, per poi mangiare un po' di lasagna fatta dalla mamma, forse probabilmente, anzi sicuramente la lasagna più buona che io abbia mai mangiato in vita mia, quindi ne ho mangiati bensì due pezzi belli grossi, e adesso la mamma arriverà qui e la farà anche per me, lo dico così, faccio questo Luca Toni e niente. Tu Danilo? Noi sì, no, la resolution o il Natale? Entrambe. Resolution è un anno di in salute, che penso sia la cosa fondamentale per chiunque, quindi un anno in salute, famiglia in salute e poi tutto il resto in secondo piano. E invece Natale sì, siamo stati tutti assieme qua di sì, e abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e quindi, anzi, l'altro obiettivo ogni volta che parte il nuovo anno è quello di cercare di fare la dieta e bruciare tutto quello che si è mangiato in una settimana tra Natale e Capodanno, quindi la pesa il primo gennaio è sempre un casino, trema. Quindi bisogna un attimino mettersi a posto, però bene dai, tutto bene. Washington tra l'altro c'era anche abbastanza bel tempo, non era freddissima, quindi siamo riusciti anche a fare due passi in giro e quindi bene dai, buon insomma il 2023, se devo dare un giudizio bene ma non benissimo, però dai sì, non ci lamentiamo. Quindi Ale, te come concludi questo 2024? Quando inizi questo 2024 come concludi il 23? Come ho detto prima, per me va bene così, vado avanti con quello che faccio e va bene. Io durante le feste... Tu hai organizzato una festa per il Capodanno? No, ecco, io guarda, in realtà, guardando la tua storia, cioè il Capodanno sono andato a letto alle 11 di sera, cioè mi sono addormentato alle 11, cazzo. Non ci crediamo. No, te lo giuro. Non sono riuscito a svegliarmi, ho festeggiato l'uno, però poi vabbè, non posso dire come perché non è, siamo in fascia protetta, protettissima. esatto. Però no, cioè sono rimasto a Reggio per tutti i miei amici che ho incontrato. Io sono andato a Sharm, io sono andato a Parigi, sono andato alle Canarie, io sono andato a Cortina e io sono andato a Milf. Cazzo, minima spesa, ma quindi sono rimasto qua a Reggio tranquillo. C'è stato bel tempo anche qua, ho campettato, grandi campetti di Natale del 26, divertentissimo. Quindi c'era gente per scampettare. Sì, noi qua a Reggio abbiamo un campetto, si chiama Noce Playground, dove vanno tutti i giocatori di Reggio a giocare, ci siamo 200-300 persone nella chat, tra l'altro voi non lo sapete ma verrete a giocare lì, ok? Ve lo dico, bene, e ci troviamo quindi una ventina di persone, ci sono sempre, quando c'è bel tempo... Che non riusciamo, non resistiamo, troppo bello, e ce ne diamo, e poi ci vogliamo tutti bene, e poi una ce ne diamo, bellissimo. Una di 200-300 persone, non sapevo sì, se potessero fare così tante persone. Sì, WhatsApp, sì. Tipo? Su WhatsApp, sì, esatto. E lì ci sono tre chat diverse di tre campetti diversi, tra l'altro. Quello bello. Più importante è il Noce, dove c'è sì, bellissimo, così e uno sai... Campetti, il re dei campetti di Reggio deve presenziare su tutti e tre i campetti. No, infatti non è che sono il re, perché ci sono sempre per quello, cioè sono il palo dei campetti. Ma il ruolo no. Quando giochi qual è? Ah, io tiro da 9 metri, frega un cazzo. Fa culo, tu. No, se gioco fuori dal tiro da 3, oppure vado da sotto, vado in deltoide, tac, e via. Però sì, e poi il campetto è bello perché anche un giocatore, cioè, fai un po' tutto, saper fare un po' tutto, al campetto aiuta tantissimo. I gancetti, i ganci, sottomani, un po' di tutto, io mi diverto. Gran tiratore da 9 metri, dai. Sì, c'ho il video su TikTok. Tiro da 4. È bravo quello di me in Messico, cazzo, quelli sono avanti in Messica. Allora il tiro da 4 c'avevano, non vi rendete conto, cioè cazzo. E poi non solo, visto che ci devi fare anche pochissimi metri, facevo avanti e indietro, capito? Tac tac, 4. Questa era la teoria che lo nominiamo sempre, dobbiamo invitarlo, il mitico Pietruzzo Radori, che già a 14 anni lui faceva, mi diceva, ma perché tu devi provare, io provavo a schiacciare, mi piaceva andare dentro, saltare quando ancora saltavo,
e mi diceva: perché tu devi andare dentro a fare tutta quella fatica lì per fare due punti? Io vado, mi fermo a linea da tre, meno fatica e un punto in più. Penso. Esatto, è vero, è vero, è vero. E quindi ottimo, già fa molta meno fatica. Era già avanti a 14 anni, capito? Vabbè, non bene, non bene. Comunque, non ragazzi, all'inizio di questo 2024, numero 24, quindi Kobe, ragazzi, questo è il Kobe, rest in peace from Kobe, caro Dan. Esatto. E tra l'altro, hai visto le scarpe che sono uscite, quelle rosse che si chiamano Protro Reverse, che te la stanno usando tantissimi giocatori NBA, che sono quelle rosse di Kobe, sono le Kobe 6, mi sembra, Kobe 6, che le stanno usando in tantissimi giocatori. E tra l'altro ad agosto, quindi 08 del 24, ci saranno, presumo, tutti i tornei al mondo quasi dedicati a Kobe, che sono i suoi due numeri di maglia. E tra l'altro, attenzione, 08-08 è il compleanno del Gallo. Quindi, esatto. Io organizzerei un torneo, comunque ne parleremo più avanti. Ne parliamo a Santo Domingo, poi vediamo. Ti lascio lavorare in quel di Santo Domingo, esatto. Dove incontrerete il mitico Alberto Albertini, che salutiamo. Esatto, che mi ha appena scritto, infatti, siamo pronti. E ascolta, no, io ho sentito una cosa relativa a Kobe Bryant, una dichiarazione, un'intervista fatta da Smush Parker, sapete, quello che ha giocato per un anno da guardia insieme a lui, che è venuto dal nulla. E allora disse: io, noi avevamo l'armadietto di fianco, io una volta cercai di parlarci con Kobe parlando della partita NFL della sera prima, e quando cercai di parlargli, Kobe mi disse: tu non puoi parlare con me, non hai vinto niente, io e te non possiamo parlare. E io sono praticamente certo che è vero. Considera che il ragazzo che ha scritto un libro, Christopher Ward, su Kobe Bryant, è un mio ex compagno di squadra ed era il suo miglior amico da ragazzo, perché Reggio Emilia è un po' una seconda città per Kobe, veniva quasi tutte le estati qua, l'ho anche incontrato. E effettivamente lui aveva questo carattere incredibile, perché da certi versi incredibili. Io volevo chiedere a Danilo se avevi un ricordo particolare di Kobe, o se effettivamente mi puoi confermare questa Ma la storia non cioè penso sia vera, conoscendo un po' il Kobe, penso sia vera, ecco. Ma come è capitato a lui, a questo giocatore qua, penso sia capitato anche a altri giocatori, sì. non aveva un carattere facile, un carattere molto forte, che però penso sia stato poi anche quello che l'ha reso il giocatore che era sul campo, no? Però sì, non era facile stargli vicino come compagno di squadra. Come per giocarci contro, ho giocato contro tante volte, state volte dove era con me è sempre stato molto simpatico, dico la verità, è stato molto, sempre molto disponibile, molto simpatico, parlavamo in italiano, solo una volta non è stato simpatico, ma non è stato simpatico con nessuno, segnò 61 punti al Madison Square Garden. Mi ricordo quella volta lì, di solito quando tu arrivi per la palla 2 comunque saluti dal 5, insomma ti saluti un attimino con gli avversari, no? Io mi ricordo quella partita lì, lui entrò in campo, si mise nella sua posizione lì per prendere la palla, insomma, dalla palla 2, senza salutare nessuno, senza guardare in faccia nessuno, salutare nessuno, quindi era una roba un po' strana, no? Un po' già la cagacci, stavate cagando in mano, troppo esagerata, esatto. E quindi il motivo era perché probabilmente era molto concentrato, voleva battere il record di Michael Jordan, che era 55, mi sembra, al Madison Square Garden, e lui insegnò 61. Però in quella partita lì, se aveva fatto un atto di simpatia, lo fece proprio con me, nel senso che segnò un canestro dove praticamente lui saltò, io saltai dopo di lui, ho detto: qua io prendo il tempo perfetto, lo stoppo, il Madison Square Garden impazzisce, siamo praticamente perfetti. La verità è che io vado su, poi comincio a scendere e lui è ancora su. È una cosa, tutto questo in maniera molto veloce, però pensandoci dopo è veramente successo così. E mentre io scendevo, lui ha tirato, ha segnato. Nel tornare mi diede una pacca sul sedere, e quindi fu un gesto molto, molto simpatico. Che però sì, fece chiaramente solo con me, però
tutte le altre volte abbiamo giocato una serie di playoff contro di loro, persa a gara 7 quando era Denver, è stata una serie bellissima, eravamo sotto 3-1, siamo riusciti a riportare la serie 3-3, siamo andati poi a gara 7 a Los Angeles, io in quella serie lì l'avevo praticamente marcato quasi sempre io, quindi ci alternavamo un po', ma mi è capitato spesso di marcarli in quella serie lì e quindi è stata una sfida bellissima. La primissima volta che lo incontrai avevo 19 anni, ero stato appena scelto, c'era Team USA che stava preparando le Olimpiadi di Pechino a Las Vegas e noi facevamo la Summer League con i Knicks, quindi con il fisioterapista mi fermai a vedere l'allenamento di Team USA dopo il nostro e vedo tutto l'allenamento, a un certo punto sento uno che mi chiama Danilo. Qui in America nessuno mi chiama Danilo con una pronuncia perfetta, calcola che ho sentito qualsiasi cosa, infatti mi presento sempre come Gallo, perché quando dico Danilo mi rispondono come Danielo, Danilo, qualsiasi cosa. Danielo è incredibile. Esatto. E invece sentì proprio uno che mi chiamava Danilo, mi guardo in giro, ed era Kobe che mi chiamava, io ero sugli spalti e mi chiamò dicendo Danilo vieni qua, vieni qua. Io scesi appunto dagli spalti, andai giù da lui e cominciamo a parlare e pensa che quella volta lì mi regalò le sue scarpe firmate e in più arrivai in camera mia, calcola il tempo di arrivare in camera e c'era una lettera scritta da lui. Era un po' un benvenuto, un welcome in NBA. E quindi è stato veramente una cosa super per me, no? E poi da quel momento lì sono state chiaramente tante, tante sfide. E purtroppo, poi, come sappiamo, una storia fuori dal mondo. Le scarpe sono ancora presenti nella stanza dei trofei? No, non si dice dove sono prima che viene qualcuno a cucinarle. Ancora le scarpe sono ancora lì, penso che l'abbia usate, no Dani? Mi sembra che le aveva usate quelle scarpe lì. Chi, Kobe? Sì, usate. Quindi super, ma penso che l'ho beccato anch'io, quelle finali lì contro Denver, una di quelle partite lì. Aspetto Dani, dopo che aspettiamo Dani lo aspettiamo dietro dove arrivano tutti i giocatori, arriva Dani e prima di Dani arriva Kobe, no? Allora Dani, io lo guardo, avevo 14 anni, lo guardo e faccio Dani fa Kobe vieni qua. Kobe è arrivato da me e ha iniziato a parlarmi in italiano, io emozionatissimo, diventato super rosso, ero alto come lui. Ho iniziato a sudare, a Fede quando è un po' emozionato gli sudano anche le mani, quindi gli ha dato la mano e gli è scivolata via. In italiano mi fa, ciao, come stai? Si è presentato e poi mi fa, mi raccomando, lavora duro. Quindi sono rimasto un po', è stato un cioè, po'... Vedete però com'è lui, come è stato per esempio con Moss Parker, che era il suo compagno, come è stato crudo, duro, in realtà quanto era profondo. Penso, in quell'anno lì era proprio il playmaker titolare. Sì, è bravissimo, quindi, diciamo, esatto, quindi aveva un motivo per... Dovresti un attimino parlarti e capire in campo cosa fare, ecco. No, però invece di una profondità è veramente straordinaria. E quindi che quello che ha fatto con Danilo, anche con te, cioè, ma con tanti, o con chi ne valeva la pena farlo, lo faceva. Quindi un applauso a Kobe, grande Kobe. Grande applauso. Dani, abbiamo una statistica tua interessante, non so se questa la sapevi. Ah, io spero positiva. Direi di sì. Vai. Allora, tu, nella storia dell'NBA, sei in posizione 20 o 21esima come tiratore dei tiri liberi percentuale. Ok, nella storia dell'NBA, non dico nell'anno, nella storia dell'NBA. Qual è questa percentuale? Molto interessante questa percentuale. Purtroppo quest'anno non sto tirando benissimo dai tiri liberi, però... infatti l'hai abbassata appena, purtroppo. Sei a 87,69%. Tu esatto. Ti rendi conto che manca tanto così dall'88, cazzo? Allora, facciamo sì, su due bisogna, fino a arrivare a... Non bisogna più sbagliare. Adesso in poi non bisogna più sbagliare, quello è il concetto. Esatto. Non bisogna più sbagliare,
88. Dopo l'88 puoi sbagliare, perché bisogna mantenere l'88, se no, come quando tipo giochi a 21 che devi arrivare a 21 preciso, non puoi superare, se superi Bravo. Torni a 17, tipo una roba così. Allora te aspettati un nostro messaggio, sbaglia e tu ti riporto, vedi tu. Esatto. Buona statistica, dai, bene, bene. No, però parliamo che Danilo, cioè praticamente è la mano più morbida di un Moncler, praticamente. Cioè. Allora, cioè. Domanda, no? Da allenatore, come... La relazione di un giocatore al tiro libero è una relazione molto particolare, secondo me. Quindi vorrei che tu raccontassi un pochettino un po' la tua routine e come hai potuto mantenere queste percentuali. Ma diciamo che il tiro libero è molto un fatto di concentrazione, nel senso che sei tu il canestro e tutti quelli che ti guardano. Quindi è quasi, a volte è quasi più difficile un tiro libero che un tiro da tre marcato. Nel senso che c'è quasi più pressione nel fare quel tiro libero lì piuttosto che un tiro da tre in un'azione di gioco. C'è una routine, quindi è una routine che ormai è sempre la solita per prima di fare il tiro libero. E io una cosa che ho imparato, non mi ricordo chi me l'aveva detta, però un po' di anni fa poi ho iniziato a fare quella di in allenamento allenarsi con gli occhi chiusi. Bravo, bravo! È una cosa che secondo me aiuta molto, perché bravo. Praticamente diciamo che chiudendo gli occhi automaticamente il tuo corpo ascolta molto di più quella che è la tua routine, quello che sta succedendo prima del tiro. E soprattutto una cosa su questa cosa qui, il libro che ho appena letto, The Inner Game of Tennis, spiega molto la differenza tra self one e self two, ovvero te stesso uno e te stesso due, dove l'uno è guidato dalla testa e il due è guidato dal corpo. Quindi questo esercizio ti permette di togliere il tuo self 1, quello guidato dalla testa, chiudendo gli occhi devi ascoltare il corpo. Molto interessante. E quindi, e non solo, e poi ti aiuta a capire, cioè sforzi il corpo a capire quella che è la distanza col canestro, e quindi dopo tante ripetizioni, tanti anni, il tuo corpo è quasi sa dov'è il canestro, no? Anche se chiudi gli occhi, quindi tu sai dov'è, però sforzi, metti il cervello in difficoltà. E di solito a fine allenamento 10 tiri liberi a occhi chiusi, e questa è una cosa che secondo me ho visto anche con altri giocatori quando l'ho consigliata, aumenta le percentuali e migliora le percentuali di tiro libero. È incredibile, perché veramente ti ho detto bravo, perché è esattamente quello che ho pensato io e che facevo io, cioè tirarli liberi a occhi chiusi, dopo aperti più facile. Cioè in realtà io avevo cominciato a farli quando c'era un campetto sul mare, perché per non distrarmi, cioè perché guardo le tipe che passeggiano invece che però è incredibile, però funziona veramente, e sono rimasto così perché era esattamente quello che faccio anch'io. Incredibile. Ma poi una cosa, un altro concetto legato a questa cosa qua è che secondo me, dico in inglese ma è molto facile da capire, practice the uncomfortable, quindi quando tu fai allenamento devi allenare le cose su cui non sei bravo, le cose su cui non hai molta fiducia in te stesso, oppure le cose più difficili, no? Quando ti alleni da tre punti, io spesso faccio gli esercizi dove tiro da molto più lontano. Perché abitui l'occhio a tirare da più lontano, quando poi ti inizi a tirare dalla linea dei tre punti ti sembra molto più facile. È come quando tu tiri la stessa cosa che fare dei tiri da tre e poi ti metti lì al tiro libero, cioè sei più vicino, è più facile. È lo stesso devi fare da tre punti, tiri non da metà campo ma dalla linea dei quattro punti, come la piace chiamarla adesso anche in NBA, tiri lì da lontano, fai tanti tiri, anche perché cosa succede? Che molte volte quando tu sbagli il tiro, almeno per me ma anche per tanti altri tiratori che ho conosciuto, quando tu inizi a sbagliare non è la parte alta del corpo ma sono le gambe. Che vengono un po' meno, perché il segreto, una volta che tu hai una buona tecnica, è la caviglia, la gamba. Quando hai le gambe sotto, automaticamente poi le percentuali
salgono. Quindi questo me lo diceva sempre Djordjevic quando mi allenava a Milano. Quando mi allenava a Milano mi diceva, tu, io metti che facevo una serie di tiro da tre punti e non se ne sbagliavo un po' troppi, mi diceva fai due passi indietro e fai cinque tiri. Io mi facevo due passi indietro, facevo cinque tiri e poi tornavo alla linea dei tre punti dove avevo fatto la serie che non era andata bene e riuscivo a raggiungere l'obiettivo. Questo perché? Perché automaticamente allontanandoti da canestro sei costretto a utilizzare di più le gambe, perché sennò non ci arrivi, no? E quindi quel ritmo di gambe lì poi lo mantieni automaticamente quando ti riavvicini a linea dei tre punti e in teoria dovresti, insomma, le percentuali dovrebbero alzarsi e dovresti fare meno fatica, ecco. Interessante, perché con i miei tiratori che abbiamo in squadra, quando fanno tiro con me, anche il riscaldamento pre-partita, la linea da quattro punti la utilizzo molto, perché li abituo a tirare anche da più lontano, ma soprattutto perché anche i tiratori, cioè quando ricevono il pallone, molto spesso non ricevi il pallone proprio sulla linea da tre punti, ricevi il pallone un pochettino più indietro. E quindi ti abitui anche, nel caso, se riesci a fare un catch and shoot, puoi farlo direttamente da lì senza dover aspettare di ricevere un altro pallone più vicino ai tre punti. Quindi l'allenamento, i tiri da four point line sono fondamentali anche per i nostri ragazzi. Bene, viva il tiro da quattro messicano. Esatto. Sapevo che in Messico avessero questa regola, sì, qua. Sì, c'era proprio il campionato col tiro da quattro punti, cioè io volevo trasferirmi là solo per quello. Beh, adesso i 3 contro 3 che hanno organizzato Big 3, se non sbaglio, c'è gliel'hanno messo, perché ma io non lo sapevo, ho scoperto solo qualche, forse un paio di anni fa, che la palla del 3 contro 3 è diversa, cioè è più piccola, è blu e gialla, più piccola, ma ti devi abituare, poi non è di pelle, è è gomma, però è morbida, la tieni bene, essendo più piccola. Facile a tenere in mano, perché poi esatto. Me e Dani, che non riusciamo tanto a tenere la palla, a fare un palming. No, io con la palla europea riesco molto bene, con l'americana un po' di meno. C'è un po' meno grip con l'americana. Dani, dimmi, come le sentite la differenza? C'è quella europea che si gioca in Europa, in Italia, Eurolega o poi i campionati europei, mondiali, olimpiadi, così, cioè la riesco a fare palming facile, cioè riesco a prenderla facile. Quella Wilson, che è sempre stato Spalding, adesso sì. Wilson è più scivolosa, cioè devi avere veramente delle mani tipo Kawhi Leonard per tenerla benissimo. Riesco a tenerla, ma devo insomma. Sì. Avete le mani più grandi nell'NBA, quindi l'hanno fatta apposta, presumo, perché sennò tutti tipo Shaquille che devi tirare così. Ma poi Dani, la usi working hands? No, da noi la usano tutti. Penso che non ho mai usato né la working hands né il powder, cioè la sabbiolina lì, esatto, mai usato. Allora, working hands, caro Ale. Cos'è? Questa crema, una crema per mani. Non è al cocco. Non è al cocco. No, solo perché io chiedevo. Però possiamo proporla, Esatto. E quando la metti su, io l'ho provata, la metto su, all'inizio ho le mani un po' impastate, poi pian piano il grip della mano diventa molto più, cioè molto più semplice tenere la palla in mano. Non so come mai o qual è lo scopo di questa working hand cream, però ti fa tenere, cioè il grip sulla palla è molto più semplice. Beh, in realtà, scusate, io quando capita di sudare parecchio, no? Durante una partita sudo, cioè il sudore mi va sul, magari capita che va un po' sul palmo della mano, e in quel momento magari sento la palla mentre tiro che non la sento bene perché c'ho un po' di sudore. Magari questa crema aiuta anche a far sì che il sudore non arrivi al palmo, per esempio. Non lo so, io non l'ho mai, cioè l'ho provato una volta ma non mi è cambiato niente, quindi anzi io ogni tanto, cioè, ho le mani molto secche, quindi ogni tanto mi metto le mani nei capelli, me le bagno. Anche io me le bagno sempre, io qua. Uguale. Per avere più grip sulla palla, tanto mi si asciugano subito e quindi Sì, quando sono secche io sempre dico... Al campetto bisogna avere molta grip perché lì c'è la polverina. Esatto. Esatto. Lì quando sei in palestra, ma che è questo, una Iacuzzi, dici? Ragazzi,
siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Già arrivato alla fine, non può parlare di niente. Vabbè. Esatto, sì, stop. È stato incredibile. Chiacchierate così un po'. Così l'abbiamo toccato, ragazzi. No, abbiamo parlato di tiri liberi, che è un fondamentale importante, esatto. E di Kobe. Era una cosa importante, esatto. Da spiegare di questa. Ah, è vero, è vero, è vero. Perché hai fatto un'intervista a te dicendo the relationship with the rim. Bella, esatto, avevo una grande a Los Angeles, mi avevano chiesto perché segnavo i tiri liberi, perché avevo fatto due partite dove eravamo sotto di tre punti, mi fanno il fallo e devo fare tre tiri liberi di fila per andare ai supplementari, no? E quindi era nata lì questa cosa qua e gli ho detto, quando si fanno i tiri liberi bisogna avere una grande relationship con il canestro, io un'ottima relazione, un ottimo rapporto. Che è vero, non bello. Siete amici. Esatto. Dopo quest'ultima perla, ragazzi, dopo quest'ultima perla, vi lascio andare. Mi raccomando, lasciate like, commentate, condividete. E alla prossima. Ciao. Peace. Fuori dal blocco, prendo la palla, tiro da tre. I due fratelli spiegano il gioco solo per te. Apri le ali a testa alta, segui il podcast. Gallinaria a testa alta, questo è il podcast.